Io ho un amico, mettiamo un nome immaginario perché ovviamente non lo voglio diffamare. Diciamo questo mio amico immaginario, cioè immaginiamo, esiste. Lo chiamiamo Vittorio, ok? Ci diamo un nome d'arte. Ora Vittorio era un amico mio di banco e stavamo sempre insieme. Ma un amico mio di banco dell'asilo. Poi abbiamo fatto l'elementare insieme, amico di banco. Poi abbiamo fatto le medie insieme, non eravamo più di banco, ma siamo insieme. Abbiamo giocato nella stessa squadra di calcio, uscivamo insieme, ci fregavamo, ci siamo sempre voluti tanto bene, io e Vittorio. Poi siamo cresciuti, amico di banco, Vittorio. E ogni tanto, a un certo punto, noi cioè, a scuola, tutti gli uni insieme, il pomeriggio studiavamo pure insieme. E finito di studiare andavamo a calcetto insieme, e sport lo facevamo insieme, stavamo sempre insieme. Io e Vittorio. Mo' Vittorio, a un certo punto della sua vita, si è fidanzato. Mi fa piacere, l'amore conta. Vittorio, da quando si è fidanzato, diciamo, non l'ho più visto. Ma non è che dice, sai, io mi sono fidanzato, sto una storia d'amore, mi vedo più poco. No, sparito. Sparito, volevo chiamare pure a chi l'ha visto, anche. Magari tu lo chiami, non risponde al telefono, sì, lo chiami, ti vedi 2 minuti, ti pigli un caffè e se ne va, perché no, stavo con la mia fidanzata. Vittorio stava la sua fidanzata il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, a volte pure sabato e la domenica obbligatoria. Vittorio. Ci fu un periodo che io ho rivisto Vittorio, roppe 7 anni. Ormai hai fatto 30 anni, dici tu, ah, Vittorio, tu ricorda? Vittorio, Vittorio, sì tu. Beh, io volevo bene, però. Mica 7 anni, che cazzo, Vittorio, non ti hai fatto ciò prima? Io pensavo che eri morto. No, io ero fidanzato, ma mi sono lasciato. Ma uno, Vittorio, ma fammi capire, ma uno per incontrarti ha di sperare che tu lo lasci? Cioè, non puoi avere una fidanzata. Io ogni tanto dire, wow, ci sta pure un amico mio. No, cioè, sta su fatto 24 ore su 24 che ha fidanzato. E gli amici tuoi mettono in anticipato. Fatto sta che l'unica magari momento che ha chiesto permesso, cioè Vittorio chiede il permesso alla fidanzata che l'ho accordato, e quando stavo con lei l'unica volta che può uscire è a partita di calcetto con gli amici. Quindi se agiva la Vittorio aggiungo per forza la pallù, non è che dice Vittorio andiamoci a mangiare una pizza insieme, no, perché adesso la fidanzata lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica, festivo, feriale, eccetera eccetera. Vittorio si è rilassato e io mi giocato a pallone insieme, siamo stati un po' più insieme, ci vedevamo, abbiamo parlato anche della Thailandia, ci davamo così. Ci stanno. Che fa Vittorio? Si è fidanzato un'altra volta. Ha cambiato fidanzato. Sta con uno, insomma. Niente, voglio Vittorio è sparito. E di chi? Per Vittorio. E per tutte le persone provinciali che ragionano alla Vittorio. Ma prima cosa, sei state sempre con la stessa fidanzata. No, sembra, cioè, nel senso, prima cosa, se state sempre con la fidanzata vostra, o lunedì, o martedì, o mercoledì, o giovedì, o venerdì, o sabato e la domenica, si scoccia, cioè vi lascerà perché siete una palla per, cioè. Dovete avere pure una vita vostra, perché la vita vostra non è insieme, perché poi là siete in depressione e poi cercate l'amico delle elementari, no? Per dire aiutami, sono solo, sto soffrendo. Che si una chiave, che sa, si una chiave, sì, si una chiave. Perché l'amico non è solo normalmente bisogno quando ha la Satana innamorata, capite, Vittorio? Cioè, la Satana innamorata, Pasquale, sai, manda la Satana. Poi ti metti a fa amore, sparisci, e questo fa Vittorio. Ma ho fan, milioni di persone che io conosco, che quando mi chiamano già lo so che si sono lasciate.
Ma perché se sono fidanzato non hanno una vita, oppure sto fatto che dice no, non esco con gli amici perché la mia fidanzata è gelosa, il mio fidanzato è geloso, gli amici del sesso opposto, per carità, non si può avere. Se esci con un amico magari quello ti può presentare un amico, cioè tutto sta gelosia, questa possessività, a parte che le persone non si posseggono perché non siamo oggetti, ma poi rompete il cazzo, cioè non potete stare un gol, cioè, ma Pietro, che farà la mattina sera? Fatica e fidanzata e lavoro. Possibile che non hai un altro hobby, un'altra cosa, una cosa pure senza fidanzata? Dove non sai, ci piace il pattinaggio, a pattinare, ma che fa no, solo che ha fidanzata, è già più permesso. Allora voglio dire a queste persone qua che pensano l'amicizia è soltanto un materasso, io non voglio essere più scamazzato, hai capito? Vittorio, siamo amici dall'elementare, tu mi spiega perché si nuca fuori in merda che mi chiamo soltanto quando sta passato, dai, spiego. Manco compleanno mio, si è venuto, Vittorio. Ero stanco. E tu fossi meglio compagno mio. Spari. Ma voglio capire in 365 giorni. 365 giorni. Vuoi dedicare 5 giorni all'amico tuo e 360 innamorati? 365 all'amico tuo. Allora, questo qua lo fa Vittorio, amico mi di banco, ma c'è una lista lunghissima di persone che non capiscono come si deve comportare con le... Allora, tu sposo, dice, io sono la stessa casa, è mia moglie, è normale che avevo tutti i giorni. Allora capisco, è il tuo amore. Ma quando è fidanzamento, ma io dovete avere pure una vita alternativa, ma proprio perché se voi lascia o vi si scoccia o voi vi siete scocciati, avete altri amici, altre compagnie, altre, gli tenete pressione e ve lo meritate perché siete voi che state vi imprigionate da soli. Allora mi spiegava Vittorio per quale motivo dopo tanti anni non mi pensi più, ci fatto qualcosa? No, è che sono fidanzato, che può rigere, stai in prigione. Allora, il fidanzamento è una prigione. Sì, è così. Allora mi spiega se tra l'acqua, pane, arresti domiciliari. Non capisci, capito? No, mi spiega. E questa cosa, cioè, Vittorio è scemo. No, voglio, ma non sai che loro si fidanzano a essere parlavoleta altri amici miei che non voglio neanche nominare perché non se lo meritano. Gente che viene a casa mia tutti i giorni, poi si fidanza. E magari non ti saluto neanche per strada, tu dici, ma cosa ci fate? Mi sono fidanzato, sto bene. Ah, perché come si fa? Io purtroppo ho un valore dell'amicizia altissimo, per me l'amicizia è sacra. Non posso immaginare che se mi fidanzo non penso più agli amici, perché mi hanno dato il loro tempo, e il tempo è prezioso. Voi avete essere un minimo riconoscente, perché sennò siete persone sfruttatori del momento, quindi siete amici di convenienza di quel momento per la quale state da soli, e quindi noi chiamiamo qualcuno per chi mi sente solo. Ha già parato la solitudine perché ci sta una scema che mi ha scelto come fidanzato, non c'è bisogno. Quindi questo usarsi, caro Vittorio, è da uomini chiaviche, e tu sei una chiave, capito? Ero con mani mie banca, io sta chiave mi sapevo, la c'è sempre prima o poi la c'è sputato in faccia, perché non esiste che tu sparisci. Io non mi auguro che ti lasci, ma lo dico qua, se tu ti lasci, caro Vittorio, già lo so che mi chiamerai, e io che ce fa? La c'è, dice Vittorio, non ti preoccupare, no Vittorio, chiagna, ha fatto buono che ti ha lasciato, perché Vittorio sei una chiave.